Allora, l'argomento di questa lezione è la formula di Taylor per funzioni di più variabili. Quindi, formula di Taylor. Formula di Taylor in più variabili. Anche qui ripartiamo da analisi 1, beh, insomma, saprete tutto sulla forma di Taylor, come l'avete vista, sia concentro in 0, sia concentro in un punto qualunque diverso da 0. Facciamola concentro in 0, tanto per partire. Cosa avete visto? Avete visto Taylor Peano e Taylor Lagrange. Taylor Peano detto meglio, formula di Taylor con il resto di Peano, cosa dice? F di x, f di x è f di x con 0 più f primo di x con 0, e no, cioè se lo faccio in 0 lo faccio in 0, quindi f di 0 più f primo di 0, vabbè, adesso fa ridere, diviso 1 fattoriale per x più derivata seconda in 0 diviso 2 fattoriale per x quadro più eccetera eccetera più derivata ennesima in 0 diviso n fattoriale x alla n più o piccolo di x alla n. Questo è Taylor con resto di Peano. Resto di Peano cosa vuol dire? Che il resto è scritto sotto forma di o piccolo. Poi sicuramente avete visto anche Taylor Lagrange. Poi diciamo le prime, concentro in x con 0 uguale a 0. Taylor Lagrange cosa dice? La stessa cosa sostanzialmente, la stessa formula, uguale identica, soltanto che il resto non è scritto in forma di O piccolo, ma è scritto come se uno pensasse di mettere il termine successivo, no? Se uno pensasse di mettere il termine successivo, questo direbbe derivata n più unesima in un punto misterioso C diviso n più 1 fattoriale per x elevato alla n più 1. E questa è la formula di Taylor con il resto di Lagrange. Concentro in un punto qualunque, concentro in x con 0 qualunque, è sostanzialmente la stessa cosa, Adesso non so come l'avete scritta, insomma, immagino qualcosa del tipo f di x con 0 più h uguale f di x con 0 più f primo di x con 0 diviso 1 fattoriale per h più f secondo di x con 0 diviso 2 fattoriale per h quadro più eccetera eccetera più derivata ennesima in x con 0 diviso n fattoriale per h alla n più resto alla Peano o Lagrange. Fin qui tutto tranquillo, suppongo. La domanda è: cosa diventa questo qui ad analisi 2? Cosa diventa la formula di Taylor ad analisi 2? Beh, insomma, ad analisi 2 potete un po' immaginarvelo. In realtà mica tanto. Cosa diventa ad analisi 2? Oh, ovviamente non sono stato lì a precisare le ipotesi sotto cui questo succede, però capite che devono esistere derivate, insomma, quelle storie lì. Poi si può risparmiare parecchio sull'ipotesi, ma non è la cosa essenziale. Cosa diventa? Vediamo la prima ad analisi 2. Quindi facciamola con due variabili. Prendiamola semplice. F di xy uguale. Beh, questo è facile. Diventa f di 0, 0. Più. Adesso dovrei mettere la derivata prima. Derivata prima ce ne sono due, quella parziale rispetto a x e quella parziale rispetto a y.
Cosa faccio? Le metto tutte e due. Ovviamente quella parziale rispetto a x la moltiplico per x, quella parziale rispetto a y la moltiplico per y. Quindi più, e vado a capo perché qui c'è bisogno di spazio, più 1 diviso 1 fattoriale, che è una stupidaggine, sarebbe questo inizio qui, però mettiamolo. Poi cosa devo scrivere? Fx di 0, 0 per x più fy di 0, 0 per y. E questo qui, diciamo, è il termine del primo ordine, corrispondente di questo qua. Poi devo mettere il termine del secondo ordine. Cosa diventa il termine del secondo ordine? Entreranno in gioco le derivate parziali seconde. Più. Allora, questo 1 diviso 1 fattoriale diventerà, ovviamente, 1 diviso 2 fattoriale. Poi, qui cosa nasce? Fxx di 0, 0. Più? No, moltiplicato per x quadro. Poi, uno dovrebbe mettere fxy moltiplicato per xy più fyx moltiplicato per yx. Ma sono la stessa cosa, quindi si becca un 2. Quindi più 2, questa è la cosa importante, fxy in 0, 0 moltiplicato xy più fyy di 0, 0 per y quadro. Adesso probabilmente avete capito come funziona e se mi dite il terzo termine, più, qui ci vuole spazio, capite che la cosa diventa complicata se il numero di variabili è più grande, perché aumenta il numero di derivate. Allora, ditemi il terzo termine. F3x per x cubo, più, cioè quella con 2x e una y, di quante ce ne sono di quelle? 3, 0, 0 per x quadro y, perché è come se ci fosse quella con la y in ciascuna delle tre posizioni, moltiplicata per il corrispondente, diciamo, polinomietto, che poi sono tutti uguali, quindi becca il 3, più un altro 3 f di x, y, 0, 0, x, y quadro, più f con 3y, 0, 0, y cubo. Quindi in generale, e così via, diciamo. E così via. Mi interessa una cosa. O piccolo di x alla n, cosa diventa ad analisi 2? O piccolo di x alla n? Diventa o piccolo della norma del vettore xy elevato alla n. O piccolo di rho alla n, pensandolo in coordinate polari. No. E così via. Il termine che ad analisi 1 era o piccolo di x alla n, ora diventa o piccolo, volendo, della norma del vettore xy alla n. Cioè, che cos'è la norma del vettore xy? La norma del vettore xy è la radice di x quadro più y quadro. O piccolo della radice di x quadro più y quadro alla n. Che sarebbe, in polari, sarebbe o piccolo di rho alla n. Adesso, così, detto così, sembra complicato, ma in realtà alla fine è una cosa abbastanza semplice, perché questa è la teoria, poi la pratica è molto più semplice, cioè quando ad analisi 1 dovevate fare uno sviluppo di Taylor di una funzione, cosa facevate? Vi mettevate lì a calcolare tutte le derivate? No, usavate gli sviluppi delle funzioni elementari. Quindi come ad analisi 1, osservazione, osservazione, come ad analisi 1,
nel calcolo, il calcolo, il calcolo di uno sviluppo di telo, sviluppo di Taylor, si semplifica notevolmente, notevolmente usando gli sviluppi elementari, usando gli sviluppi elementari. E facciamo qualche esempio. Esempio 1. Che ne so, facciamo una cosa veramente facile, prendiamo f di xy uguale seno di x più y. Voglio fare lo sviluppo di ordine 3. Sviluppo con n, beh, facciamo anche con n uguale a 4, tanto è gratis. Allora uno cosa dice? Cosa dice uno? Mi ricordo gli sviluppi di seno di t. Quindi partiamo dallo sviluppo di seno di t. Quindi partiamo da... Io spero che tutti sappiano gli sviluppi, li sapete gli sviluppi. Seno di t che cos'è? T, un sesto t cubo più o piccolo di t alla quarta. Questo è lo sviluppo di seno di t. Da cui... seno di x più y, seno di x più y è uguale a t, che sarebbe x più y, meno un sesto x più y al cubo, più o piccolo di x più y alla quarta. Adesso questo qui si calcola subito, questo è x più y, meno un sesto, qui si fa il conto, diventa x al cubo più 3x quadro y più 3xy quadro più y cubo più questo termine qui produce tutte potenze quarte. Questo produce potenze quarte. Quindi posso mettere un piccolo. Sostanzialmente, se le sviluppassi in polare, ci sarebbe un rho alla quarta dentro tutte. Quindi più o piccolo di rho alla quarta se lo penso in polare. Se lo penso in cartesiano, x quadro più y quadro al quadrato. Perché al quadrato? Sarebbe la radice alla quarta. Radice alla quarta fa al quadrato. Questo qui vuol dire potenze quarte. Questo vuol dire potenze quarte. Questo sarebbe, commentiamolo, sarebbe radice di x quadro più y quadro, che è la norma, che è la distanza dall'origine, l'equivalente di x. Quello che ad analisi 1 era x, adesso è questa radice, alla quarta. Questo alla quarta diventa l'interno al quadrato, ovviamente. Questo era l'esempio 1, questo era veramente semplice. Facciamo un esempio 2. Esempio 2. f di xy uguale coseno di x per seno di xy, e voglio fare lo sviluppo con n uguale a 5. Cioè questa alla fine è l'esercitazione di analisi 1, cioè di analisi 2 c'è davvero poco, come quasi sempre. Cioè, cosa deve fare? Uno piglia gli sviluppi delle funzioni elementari e vede cosa succede, no? Allora, coseno di x, cosa mi dite? Coseno di x è 1 meno un mezzo x quadro più un 24esimo, sarebbe il 4 fattoriale, x alla quarta, più o piccolo di x alla 5. Seno di xy, beh, uno prende il seno di t di sopra, parte da questa qua, parte sempre da questa formula qua, quindi seno di t uguale come sopra, e quindi seno di xy cosa posso dire? Seno di xy uguale, ditemi,
xy meno un sesto x al cubo y cubo, che frega qualcosa a qualcuno? Non frega niente a nessuno, perché è già di grado, questo è di grado 6, io ho posto come obiettivo il grado 5, questo è già di grado troppo alto. Quindi più volendo potrei scrivere più o piccolo di, se fosse fedele a quella formula là, scriverei x quarto y quarto. Però questo qui sicuramente è xy più o piccolo di radice di x quadro più y quadro. Dai, fatemi scrivere la 5 mezzi, dai, non scriviamo tutte le volte radice di x quadro più y quadro alla 5 mezzi. Questo è il rho alla quinta. Perché questo è morto? Questo è di grado 6. È di grado 6. Quindi viene mangiato da o piccolo. Adesso voi l'avete fatto analisi 1 con me, ma di solito io descrivo o piccolo come un'enorme pattumiera che si mangia tutte le potenze superiori all'obiettivo che mi sono dato. Se il mio obiettivo è n uguale a 5, o piccolo, tutto quello che è più grande di 5 se lo mangia. Questa qui è una potenza sesta, va bene, o piccolo, vattene. Quindi, adesso risalendo al prodotto, quindi f di xy, è uguale coseno 1 meno un mezzo x quadro più un ventiquattresimo x alla quarta più o piccolo di x alla quinta moltiplicato xy più o piccolo di quella roba là. E cosa diventa? Diventa xy meno un mezzo x al cubo y più, da qui vengono già termini di grado 6, quindi tutto il resto è mangiato, più o piccolo di x quadro più y quadro alla 5 mezzi. No. Allora, ufficialmente uno questo esercizio come avrebbe dovuto farlo? Uno mi chiede lo sviluppo con n uguale a 5, quindi io devo calcolare tutte le derivate fino alle quinte. Mi metto lì giù derivate parziali, ce ne sono tantissime fino alle quinte. E poi andare a sostituire i coefficienti, divento scemo. Invece lo faccio con gli sviluppi delle funzioni elementari ed è un conticino di una riga, alla fine sopravvivono due termini. Adesso vediamo di fare un piccolo salto di qualità nell'interpretazione delle funzioni. Io vi dico che questa funzione qui come è fatta in zero? Uno vede questa cosa qua e dice la funzione in zero ha una sella. Come vedo la sella? Allora, dallo sviluppo di Taylor, vedo che 1, f di 0, 0 è uguale a 0. Perché vedo questo? F di 0, 0 dove me lo ritroverei nello sviluppo di Taylor? Me lo troverei al grado 0 come termine noto. C'è termine noto in questo sviluppo di Taylor? No. Quindi perché non c'è termine noto? Non c'è termine noto nello sviluppo. Poi, qual è il gradiente di f nell'origine? Il gradiente cosa sono le derivate prime? Le derivate prime dove compaiono? Come coefficienti al grado 1, come coefficienti di x e y. Ci sono x e y? No. Quindi, secondo, gradiente di f in 0, 0 è uguale al vettore nullo, perché non ci sono i termini di grado 1. Non ci sono i termini di grado 1. Adesso, che cosa sono i termini di grado 2 nello sviluppo di Taylor? I termini di grado 2 nello sviluppo di Taylor sono questi. Ma questa che cos'è? È la forma quadratica
associata alla matrice hessiana. A parte l'1 su 2 fattoriale davanti, quella è la forma quadratica associata alla matrice hessiana. Quindi in questo caso chi è la forma quadratica associata alla matrice hessiana? XY. XY è una forma quadratica con segnatura 1-1. Quindi è una sella. Cioè, semplicemente guardando Taylor. Ah, questo termine non mi serve a niente, mi bastava Taylor di grado 2 per capire questa cosa qua. Quindi capisco che l'essiana di F, diciamo, i termini di grado 2 sono un mezzo per forma quadratica associata alla matrice hessiana. Alla matrice hessiana. Quindi la forma quadratica è Q di XY uguale 2XY, perché sarebbe un mezzo, bisogna compensare l'un mezzo che ci sarebbe al denominatore, quindi la forma deve essere 2XY. Quindi matrice, l'essiano di F in 0, 0, che è la matrice associata a questa, è 0, 1, 1, 0. Questa è a determinante meno 1, determinante meno 1, quindi gli autovalori sono per forza più e meno. Autovalori più o meno, quindi punto di sella. Quindi semplicemente vedete che già soltanto guardando lo sviluppo di Taylor, che si è fatto con due conticini, uno riesce a capire delle cose sul grafico che non ha. Ovviamente io ho informazioni solo sull'origine, non so cosa c'è nel punto pi greco pi greco. Perché? Perché se volessi sapere cosa c'è in pi greco pi greco, dovrei fare lo sviluppo, non concentro nell'origine, ma concentro nel punto pi greco pi greco, ovviamente. Facciamo un altro esempio? Esempio 3. Sono esercizi di analisi 1 alla fine, niente di più. Esempio 3. Boh, cosa facciamo? Prendiamo f di xy, boh, arcotangente di x per e alla x quadro più y, e alla x quadro y. Per sen di y. No, se mi basta. Per cos y. Vediamo un po'. Facciamo lo sviluppo di ordine n uguale a 5, tanto per non fare conti pesanti. Allora, cotangente di x, ditemi. Cotangente di x meno un terzo x al cubo più un quinto x alla quinta più o piccolo di x alla quinta. Coseno di y, 1 meno un mezzo y quadro più un ventiquattresimo y alla quarta più piccolo di y alla quinta. E alla t? Cos'è alla t? 1 più t, più un mezzo t quadro, più un sesto t cubo, più eccetera eccetera. Perché mi fermo qua e non vado avanti fino alla quinta? Perché tanto al posto di t devo mettere x quadro y, quindi finisce presto la faccenda. Quindi e elevato alla x quadro y, e elevato all'x quadro y, questo è 1 più x quadro y più il termine successivo cosa sarebbe? X alla quarta e y alla seconda, che viene mangiato dal piccolo, giusto? Più, no, ma il termine successivo avrebbe x quadro y. Quindi avrebbe x quadro y al quadrato, quindi sarebbe mangiato da o piccolo.
o piccolo, fatemelo chiamare, dirò alla quinta, sarebbero potenze seste vengono mangiate perché ho piccolo sulla quinta. E va bene, quindi f di xy, conclusione, f di xy cosa diventa? Diventa x meno un terzo x al cubo più un quinto x alla quinta, lo piccolo lo metto solo in fondo, moltiplicato da e, cosa proviene da e? Proviene un 1 più x quadro y, questo è il contributo di e, e il contributo del coseno è 1 meno un mezzo y quadro più un 24esimo y alla quarta. Vediamo di tutto ciò cosa sopravvive, più o piccolo di x quadro più y quadro alla 5 mezzi, che sarebbe rho alla quinta. Vediamo cosa sopravvive quando facciamo il conto, moltiplichiamo i primi due, x più x al cubo y, x più x al cubo y, poi c'è questo, meno un terzo x al cubo, lo moltiplico per quell'altro? No, più un quinto x alla quinta, e poi moltiplico per questo qua, resta da moltiplicare per questo, che è 1 meno un mezzo y quadro più un 24esimo y alla quarta, più o piccolo di quella cosa alla 5 mezzi. E vabbè, facciamo il conto. Moltiplichiamo tutto per 1, quindi quando moltiplico per 1 sopravvive tutto, meno un terzo x al cubo più un quinto x alla quinta. Poi quando moltiplico per un mezzo y quadro sopravvive solo il primo, meno un mezzo xy quadro. Tutti gli altri non sopravvivono perché danno, no. No, sopravvive questo, quindi più un sesto x al cubo y quadro. Poi sopravvive qualcos'altro? Sì, sopravvive questo per il primo, più un 24esimo xy al quarto, più o piccolo di quella cosa alla 5 mezzi. E questo è quanto è rimasto. Questi sono gli unici termini che sopravvivono. Domanda. Domanda. 1. Quanto vale se vi chiedo la derivata quarta di f rispetto a x alla quarta nell'origine? Risposta? 0. Perché 0? Perché nello sviluppo di Taylor compare come coefficiente di x alla quarta. X alla quarta c'è? No. Quindi ha coefficiente 0. Quindi quella derivata fa 0. Vale 0. Vale 0. Infatti in Taylor compare come coefficiente di x alla quarta, che non c'è, quindi il coefficiente è 0, quindi il coefficiente è 0. Domanda 2 più difficile, 2, quanto vale? Adesso ne prendo una che c'è veramente, la derivata al grado 4, cosa c'è? Al grado 4 c'è questa qua, diciamo, la derivata quarta di f rispetto a questa qua. Dove sarebbe quella? In questo termine qua. Ma nello sviluppo questo termine qui che cosa c'ha come coefficiente?
bisogna risalire allo sviluppo quando siamo qua. Saremo alla riga successiva a questa. Alla riga successiva a questa cosa ci troveremmo? 1 su 4 fattoriale, e questo qui comparirebbe con il 4. Quindi un sesto alla fine, quindi 6. Vale 6. Perché? Diciamo, i termini di grado 4, nello sviluppo di Taylor, sono 1 su 4 fattoriale, quindi un 24esimo, poi c'è derivata quarta in 0 per x alla quarta, poi c'è 4 volte la derivata con 3x e una y per x al cubo y, più eccetera eccetera. Questi coefficienti cosa sono alla fine? I coefficienti non sono altro. Cosa intendo con i coefficienti? Guardiamo un attimo i coefficienti qui chi sono. I coefficienti sono 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Cosa sono alla fine? Sono i binomiali, no? Sono la quarta riga di trattare, in quel caso. Sono i coefficienti 1, 4, eccetera, eccetera. Sono la quarta riga di Tartaglia. Sono i binomiali, volendo. Cioè la quarta riga. La quarta riga di Tartaglia. E quindi sostanzialmente, a un certo punto mi trovo questo 4 diviso 4 fattoriale, f x x x y in 0, 0 per x al cubo y. E questo qui fa un sesto f x x x x y in 0, 0 per x al cubo y. Visto che nel polinomio il termine ha coefficiente 1, vuol dire che la derivata è 6. Visto che nel polinomio x cubo y compare con coefficiente 1, la derivata vale 6. Oh, mi raccomando, con questo sistema io posso calcolare le derivate solo in 0. Negli altri punti non posso dire niente. Con questo sistema con Taylor posso calcolare le derivate solo nel centro in cui sviluppo. E visto che ci siamo, tornando all'esempio precedente, cosa possiamo dire delle derivate parziali prime di questa funzione? Sempre nell'origine. La derivata parziale rispetto a x vale, c'è x, quindi vale 1. La derivata parziale rispetto a y, y non c'è, quindi vale 0. È un punto stazionario l'origine? No, perché c'è la derivata parziale rispetto a x, che non è nulla. Tornando all'esempio, in 0, 0 abbiamo che fx in 0, 0 è uguale a 1 e fy in 0, 0 è uguale a 0. Sono i coefficienti di x e y. Quindi l'origine non è un punto stazionario.
l'origine non è un punto stazionale. Non è un punto stazionale. E va bene, nella rimanente parte del loro facciamo un po' di esempi di studio locale in un intorno dell'origine. Esempi di studio nell'intorno di 00, vicino a 00. Magari ripartiamo da capo con la numerazione. No, andiamo avanti. Esempio 4. Esempio 4. Vediamo delle cose. Beh, però vediamo gli esempi che in un certo senso. Vediamo questo esempio qua. F di xy uguale x quadro più y quarta. Allora, la domanda è, l'origine è un punto stazionario, questo si vede a occhio. L'origine. Allora, 0, 0 è un punto stazionario. Come faccio a vedere a occhio che è stazionario? Cioè, volendo, faccio mentalmente le derivate parziali, no? Cosa sono 2x, 4y cubo, quelle si annullano nell'origine. L'origine è un punto stazionario. La matrice hessiana, come sarebbe? Dai, facciamo fx uguale a 2x. Fy è uguale a 4y cubo. Fxx è uguale a 2. Fxy uguale 0. E fyy è uguale a 12y quadro. Quindi il gradiente di f. Il gradiente di f è 2x per 4y cubo. L'essiano di F è la matrice 2, 0, 0, 12, y quadro. Quindi il gradiente di F in 0, 0 fa 0. Il gradiente di F in 0, 0, questo è 0. Quindi stazionario. Facciamo tutti i conti. L'essiano di F in 0, 0 cos'è? 2, 0, 0, 0. Questa com'è? Purtroppo è solo semidefinita positiva. Questa semidefinita. Allora, se è semidefinita positiva, cosa posso dedurre? Posso dedurre che non è un massimo. Però non posso dire che è un minimo. Quindi dall'essiano, da essiano di F, posso dedurre che 0, 0 non è un massimo locale, non è un punto di massimo locale. Perché se lo fosse, dovrebbe essere, per il teorema che abbiamo enunciato alla fine dell'ora scorsa, che è l'analogo dell'analisi 1, l'essiano minore o uguale di 0, e non lo è. Quindi posso dedurre che non è un punto di massimo locale, però non posso dedurre nient'altro. In questo caso cos'è? Beh, in questo caso si vede a occhio. In questo caso si vede a occhio. Si vede a occhio che 0, 0 è un punto di minimo addirittura globale, quindi anche locale, per f di xy. Perché si vede a occhio? Vabbè, uno ci pensa un attimo, x quadro più y quadro nell'origine vale 0, altrove vale di più. No, perché ci sono due potenze con esponente pari. Infatti, mettiamolo, infatti, f di 0, 0 è uguale a 0 e f di xy
è strettamente maggiore di 0 per ogni xy diverso da 0, 0. E quindi un minimo locale. Vabbè, esempio 5. Esempio 5, f di xy, qui è solo questione di fare esercizi, x quadro meno y alla quarta. No, oltre che di fare esercizi, anche di sfatare queste leggende metropolitane, cioè matrice maggiore o uguale di 0 non vuol dire minimo, cioè sopra era minimo, però non lo potevo dedurre dalla matrice. Allora, facendo i conti come prima, cosa troverò? Cosa succederà? Il gradiente sarà lo stesso di prima, cambiato di segno nella y, no? Quindi 2x meno 4y cubo. L'essiano verrà 2, 0, 0 e poi meno 12y quadro. Quindi nell'origine cosa succede? In 0, 0 ho che il gradiente di f è uguale a 0, quindi stazionario, e l'essiano di f è uguale a 2, 0, 0, 0. Quindi come prima, semidefinito positivo. Quindi di sicuro non è un massimo locale. Quindi di sicuro no max locale. Di sicuro non è un massimo locale. In questo caso, lo vedete a occhio, in questo caso non è né un massimo né un minimo. Cioè l'essiano è lo stesso di sopra. L'essiano è completamente lo stesso di sopra, nell'origine. Solo che sopra era un minimo, e si vedeva a occhio perché valeva zero nell'origine e di più altrove. E adesso non è né un massimo né un minimo. In questo caso, non è max e non è min. È una specie di sella. Perché? Facciamo il solito disegno. Questo è l'insieme base. Se mi muovo lungo... Allora, nell'origine la funzione vale 0. No? Se mi muovo lungo l'asse x, la funzione diventa... Cioè, se mi muovo qui ho y uguale a 0, la funzione diventa x quadro. Quindi qui diventa positiva. E se mi muovo lungo l'asse y... x è 0, quindi vedo meno y alla quarta, quindi qui diventa negativa. Quindi vicino allo, basta trovare due direzioni, in questo caso no, la spiegazione è vicino a 0, 0, vicino a 0, 0 ho punti in cui f di xy è maggiore di 0, cioè muovendosi lungo l'asse x, e punti in cui f di xy è minore di 0. Ultimo esempietto in questo spazio. Esempio 3. F di xy uguale x al cubo più x quadro y quadro più x alla quarta. Si vede subito mettiamoci y alla quarta, lo semplifichiamo un attimo. Si vede subito che gradiente di f in 0, 0 è il vettore nullo e l'essiana di f in 0, 0 è la matrice nulla.
Perché si vede subito? Gradiente derivate seconde dove li troverete? Questa qui è il Taylor di se stessa. No, se io mi chiedo qual è lo sviluppo di Taylor di questa funzione? Oh, è un polinomio. Quindi è il Taylor di se stessa. Essendo il Taylor di se stessa, gradiente hessiana dove compaiono? Come coefficienti sul primo e secondo grado. C'è qualcosa sul primo e secondo grado? No. No. Quindi è un polinomio. Cioè, se non è che potete fare i conti, però, perché farli? È un polinomio senza termini di grado 1 e 2. Quindi è il Taylor di se stessa. Quindi l'essiano è completamente nullo, quindi Bo alla grande. Quindi Bo assoluto. In questo caso? In questo caso? Cos'è? Non è né max né min. Bisogna sapere dove guardare. Bisogna sapere dove guardare. Uno cosa dice? Basta cosa dico? Nell'origine vale 0, no? Basta che trovo dei punti vicini in cui vale più e dei punti vicini in cui vale meno. Come mi muovo per avere più? Cioè, uno guarda e dice, di questi termini qui, a 0 chi comanda? Comanda le potenze più basse. Chi c'è di potenza più bassa? C'è x cubo. Guardiamo un po' x al cubo che fa. Proviamo a spostarci lungo l'asse x, quindi mettendo y uguale a 0. Questa se ne va. No? Quindi se a destra vale più e a sinistra vale meno. Questo basta per escludere che sia un massimo o un minimo. In realtà questa cosa non è una sella, è una specie di flesso a tangenti, insomma, è un flesso strano, però non è né un massimo né un minimo, perché da una parte vale di meno, da un'altra parte vale di più. È sempre il solito discorso, trovate la restrizione giusta, dice grazie, però bisogna trovare la restrizione giusta. Bisogna farsi quell'esperienza che permette di, perché se usate la matrice hessiana, la risposta è sempre questa. C'è sempre un Bo che inguaia le cose. Va bene.